Forza Italia dice no al declassamento del pronto soccorso dell'ospedale di Ortona. L'intento della regione di trasformarlo in un punto di pronto intervento non convince gli azzurri, che si schierano nettamente contro la decisione contenuta nel piano di riorganizzazione della rete sanitaria regionale. I 16.000 accessi al pronto soccorso ortonese non possono essere sopportati dagli altri ospedali, dicono i forzisti, che ricordano come Ortona abbia anche la particolarità di un porto di rilevanza nazionale, oltre ad un territorio vastissimo da servire. Un punto di pronto intervento è qualcosa di completamente diverso da un pronto soccorso. Un punto di pronto intervento non può ricoverare. E allora noi non solo siamo contro questa trasformazione dannosa e peggiorativa per gli interessi del territorio, ma siamo anche propositivi. Noi vogliamo che un pronto soccorso rimanga e che il pronto soccorso, che attualmente è inglobato in una struttura complessa e autonoma, possa anche diventare un pronto soccorso inglobato in una struttura semplice, collegata all'ospedale di Chieti. Il deputato Fabrizio Di Stefano sottolinea come tutta Forza Italia, a partire dal livello comunale, sia pronta a dare battaglia per contrastare il piano della Giunta d'Alfonso. Siamo qui a denunciare un depauperamento continuo del territorio, soprattutto per quanto riguarda la sanità, l'offerta sanitaria da parte di questo governo regionale. Lo facciamo con il nostro capogruppo in Consiglio Comunale, lo facciamo con il nostro Presidente della Commissione di Vigilanza, lo facciamo con un partito che è intenzionato a dare battaglia su queste tematiche, perché tutto si può fare tranne che depauperare il servizio sanitario sul territorio. Il presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, parla di una scelta incomprensibile da parte dell'assessore Paolucci. Credo che su Ortona si stia consumando quel che noi abbiamo detto e denunciato da tempo, quella macelleria sociale che coinvolge principalmente l'intero territorio di Ortona e dell'Ortonese. 17.000 ricoveri all'anno in un pronto soccorso che non sappiamo dove andranno a finire. Indubbiamente andranno a gravare su Chieti, che è già al limite della sopportazione, andranno a gravare in piccolissima parte sull'Agenzia, che ha già grandissimi problemi. Io francamente non capisco queste scelte.